Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa quotidiana di quest'oggi, martedì 20 marzo. Le notizie del mondo politico, diciamo, sono molte quest'oggi perché sono tanti i movimenti che si stanno realizzando all'interno dei partiti in vista delle prossime elezioni amministrative. E poi troveremo anche notizie di cronaca giudiziaria, ovvero di un arresto. E non solo, e anche la situazione del mercato che sembra che momentaneamente un piccolo accordo tra mercatali e sindaco sia stato raggiunto. Ma andiamo insieme a sfogliare i quotidiani e iniziamo con la provincia. Notizia in apertura riguarda appunto la politica e le prossime elezioni amministrative. Guerrini sbatte la porta e lascia il PD. A meno di 2 mesi delle elezioni amministrative, il medico segue la componente un'altra città è possibile, un partito che non ha niente di democratico. Proseguiamo sempre con la prima pagina della provincia. Siamo pronti allo sciopero della fame. Continua la protesta dei lavoratori del Santa Cecilia da mesi senza stipendio. CGIL-FP e UIL-FPL, questa sarà solo la prima di una serie di iniziative. E ora sempre in prima pagina una notizia del comprensorio riguardante la città di Santa Marinella. Schianto con la moto, Bianchedi grave, ma non è in pericolo di vita. Indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano e troviamo a pagina 3 in apertura la notizia riguardante proprio il Santa Cecilia, la protesta che stanno facendo i dipendenti. Santa Cecilia verso lo sciopero della fame. Dipendenti ancora senza stipendio dopo il sit-in di protesta della scorsa settimana all'esterno dell'istituto. CGIL-FP e UIL-FPL all'attacco. Problema non più gestibile. Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative. Altro fatto di cronaca non piacevole, qui a Civitavecchia, lascia la finestra aperta di notte e i ladri entrano e fanno razzia. Brutta avventura per un cittadino residente in Via delle Rose a San Gordiano. Purtroppo stanno diventando fatti veramente quotidiani i furti all'interno dei quartieri di San Gordiano e Boccelle. Proseguiamo, alunni in visita alle terme costretti a spendere 7 euro per il viaggio. Italia dei Valori alza la voce, inammissibile che non esista una convenzione tra le scuole e l'azienda dei trasporti locali. Ieri è avvenuta la presentazione alla presenza appunto dell'assessore Rita Stella, bandi provinciali a favore delle piccole e medie imprese. Ed ecco qui c'è l'immagine rappresentativa di quello che ha fatto Vittorio Petrelli appunto lì presso il sottopasso della stazione ferroviaria. Sottopasso della stazione, Vittorio Petrelli al lavoro. Il consigliere ha messo mano alla copertura del tetto ormai deteriorata e dall'immagine si evince che proprio lui operativamente ha risolto il guasto, si è arrampicato su una scaletta e ha sistemato il tetto del sottopasso. E ora proseguiamo e andiamo a pagina 4 del quotidiano La Provincia, dove si torna a parlare nuovamente di politica. Un partito che non ha niente di democratico. Mauro Guerrini segue la componente Un'altra città possibile e lascia lo schieramento a meno di 2 mesi dalle elezioni. E il medico afferma: uscendo, accolgo l'invito del segretario De Felici a mettere un pensiero unico e totalizzante, credo che non sia utile alla crescita. Basterà poco tempo per vedere a quali gravi ripercussioni politiche porterà questa strategia. Ma andiamo ad approfondire questa notizia ascoltando questo servizio. Mauro Guerrini segue i suoi e lascia il PD, una decisione quasi certa già la settimana scorsa, dopo che alle dimissioni del membro del direttivo Guido Gori, rappresentante della componente del consigliere comunale Un'altra città è possibile, era seguita la decisione di tutti i suoi membri di abbandonare le file del PD e che ora trova conferma nelle parole di Guerrini.
La dura posizione assunta dal segretario del PD locale, ha dichiarato l'ex democratico, in merito alla ferma richiesta di rispettare il codice etico siglato dai partiti della coalizione del centro-sinistra, è stata valutata negativamente, così come è stata valutata negativamente l'improvvisa estromissione di Gori dalla Commissione dei Garanti e, aggiunge, prima ancora il violento attacco in cui venivano invitati a lasciare il partito solo per aver avuto l'impudenza di chiedere anche a Civitavecchia di allestire i gazebo per le primarie, così come si era fatto nel resto d'Italia. Pensavamo di militare in un partito, ha detto Guerrini, aperto e democratico, nel quale anche le componenti di minoranza sono considerate una risorsa per il contributo di idee che sono capaci di esprimere attraverso il confronto dialettico. Sono convinto che non sia utile alla vita e alla crescita democratica ammettere un pensiero unico e totalizzante, e credo basterà poco tempo per vedere a quali gravi ripercussioni politiche potrebbe il perseguire di questa strategia. Pertanto, conclude Guerrini, accolgo l'invito del segretario di uscire dal partito. Abbiamo appena ascoltato quello che è il pensiero di Mauro Guerrini per quanto riguarda la sua uscita dal PD in vista delle prossime elezioni amministrative. Vedremo sicuramente, quindi, si capisce, non appoggerà Tidei, e vedremo quale sarà il suo comportamento in vista delle prossime elezioni. Proseguiamo con la lettura di pagina 4 della Provincia. Un ufficio permanente di mediazione vicino ai cittadini nei rapporti con il Comune. La proposta di alcuni avvocati civitavecchiesi sostenuta dal Partito Democratico. E ora altro fatto di cronaca, blitz anticamorra, arrestati fratelli Ragosta. I tre imprenditori noti in città per l'acquisto di Torre Europa tramite Immobilgest. Proseguiamo a parlare di politica. Oggi all'Hotel de la Ville Frascarelli ufficializza la sua candidatura. E sempre in vista delle amministrative, Damiria Del Mirani abbandona il Poro per l'Alternativa. Andiamo avanti e passiamo a pagina 5 del Messaggero, dove in apertura troviamo la notizia riguardante il mercato. Box San Lorenzo, Moscherini, subito il cronoprogramma dei lavori. Il sindaco tra i banchi del mercato calma gli operatori già pronti ad occupare la trincea ferroviaria. I mercatali non arretrano. Aspettiamo di avere date certe sulla durata dell'intervento di restyling. E l'assessore Passerini, ho rispettato gli impegni, i commercianti mi considerino un punto di riferimento. Comunque i commercianti dicono la protesta ci sarà, eventualmente faremo anche l'occupazione. TPL, altre tre linee saltate a causa dei mezzi fuori uso, nuova odissea per gli utenti. Ieri mattina hanno atteso invano gli autobus, cittadini appiedati senza nessuna informazione da parte di Argo. E ancora furti, questa volta nonostante le catene antifurto, ladri di biciclette in azione nei pressi della stazione. Quindi anche a Civitavecchia si cominciano a rubare le biciclette. Proseguiamo e passiamo ora al Messaggero di quest'oggi, dove in apertura troviamo la notizia riguardante il mercato. Protesta sospesa. Ieri mattina il sindaco è andato di persona a rassicurare i commercianti, la replica dell'assessore. Gli operatori, se non vedremo il progetto, occuperemo anche l'Aurelia. Quindi sono molto arrabbiati e decisi i mercatali. Giustizia. La commissione tecnica salva il tribunale e il team Tidei propone l'ufficio mediazione con il comune. Eccola qui nuovamente, arrestato il proprietario di Torre Europa. Si segue a parlare delle elezioni amministrative, il PPA già senza l'ancora. E intanto Mauro Guerrini spiega perché ha deciso di uscire dal PD. Il movimento lascia la lista che appoggia la candidatura di Mecozzi. Ricordiamo che l'ancora fa capo a Damiria Del Mirani. Convegno sulla produzione di energia marina, elevato il potenziale ondoso della costa.
E ora in prima pagina due notizie di comprensorio a Santa Severa, campagna di sensibilizzazione sul futuro del castello e ad Allumiere i programmi della Roma 3 per l'ex base NATO. Andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano e passiamo a pagina 30 del Messaggero di quest'oggi. Troviamo nuovamente in apertura mercato, concediamo una settimana di tregua. Dopo l'incontro di ieri mattina tra il sindaco e gli operatori della palmetta e dei box, i commercianti, senza risposte concrete, bloccheremo la piazza e l'Aurelia. Il nodo resta sempre la possibilità di vedere il progetto, chieste certezze sui tempi. Si torna a parlare di Torre Europa, Aragosta accusato di riciclaggio e associazione camorristica. Verso le elezioni nel PD non c'è confronto dialettico. Guerrini spiega la sua uscita, Luciani non è un problema della coalizione. Nuovamente si parla della situazione del Santa Cecilia, da ASL e Regione disattenzione inaccettabile. Sinistra e Libertà, l'istituto paghi al più presto gli stipendi ai dipendenti allo stremo. Dalla finanza, sequestrati altri 10.000 ricci, incappati nei controlli e multati, un'altra volta due pescatori subacquei pugliesi. E ora notizie riguardante la città di Allumiere. Abbiamo visto dalla prima ex base NATO, l'Università Roma 3 porterà al Faggeto una ventina di corsi. E da Santa Marinella alla capitale, Maratona di Roma, c'era pure la Misericordia. Ma ora insieme andiamo a sfogliare le pagine del comprensorio, anche perché sono molti gli eventi che sono accaduti in questi giorni. Un attimino, prego. Torniamo nuovamente a parlare del comprensorio e apriamo con una notizia riguardante la città di Fiumicino. Porto Concordia, appalti e procedure al vaglio della procura, acquisiti in comune tutti gli atti relativi alla realizzazione del progetto da 1500 posti barca, blitz connesso all'inchiesta di Imperia e all'arresto di Francesco, Bellavista, Caltagirone. Ma andiamo insieme ad approfondire questa notizia ascoltando questo servizio. Civitavecchia ha aperto un'inchiesta sui lavori fermi al porto Concordia di Fiumicino. Tutte le carte custodite nel comune di Fiumicino sono state acquisite dai magistrati coordinati dal procuratore Gianfranco Amendola. I magistrati stanno passando al setaccio, concessioni demaniali e marittime, appalti e subappalti. Il blitz risale alla settimana scorsa, quando sono stati acquisiti tutti gli atti, fotocopie e faldoni che ruotano attorno al porto Concordia, un progetto che prevede la realizzazione di un'opera da 400 milioni di euro per circa 1500 posti barca. Un blitz fotocopia di quello avvenuto pochi giorni prima di Natale ricorda un articolo del Corriere della Sera, quando gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria inviati dalle toghe avevano già bussato negli uffici del comune tirrenico in cerca di materiale. Un'inchiesta parallela a quella sul porto di Imperia che il 5 marzo scorso ha portato all'arresto di Francesco Bellavista Caltagirone con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Due filoni di un'unica maxi indagine sugli affari d'oro del colosso imprenditoriale. Un legame che è stato confermato dalla stessa ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del re dei due porti e firmata dal GIP di Imperia Ottavio Colamartino, in cui si sottolinea la possibilità concreta di reiterazione dei reati, visto che Caltagirone è attualmente in corso la realizzazione del porto turistico di Fiumicino e sta utilizzando le stesse modalità di fraudolenta lievitazione dei costi sperimentate a Imperia. Appare quindi sempre più concreto il timore che il
terremoto giudiziario che coinvolge l'imprenditore possa mettere la pietra tombale alla realizzazione del porto di Fiumicino, il cui cantiere è fermo da quasi 2 anni, dopo che le imprese locali hanno fermato i lavori per il mancato pagamento degli interventi. La posa della prima pietra del porto Concordia risale al 4 febbraio 2010, i lavori poi si interruppero dopo circa 6 mesi. 7 milioni di euro, ricorda il quotidiano nazionale, il credito vantato da almeno 4 aziende del litorale romano, la Garofano, la Beton Lido, la Mecca Trasporti e la AG. Tali ditte hanno presentato decreto ingiuntivo nei confronti della Save Group, imprese esecutrice come la Sialt Immobiliare, indicate sul cartello del cantiere di Fiumicino. Super aziende, scrive il Corriere della Sera, che fanno capo alla concessionaria Iniziative Portuali Porto Romano, controllata al 55% dalla società Acqua Tirrena, di proprietà della casa madre Acqua Marcia. Sicuramente una situazione complessa e ingarbugliata dal punto di vista giuridico, quella che sta colpendo la città di Fiumicino. Ma proseguiamo e passiamo alla città di Santa Marinella. Vasto incendio a Curva dello Specchio. A Montalto di Castro coltivava marijuana in casa, arrestato tarquinese. I carabinieri hanno fatto irruzione in una villa del complesso residenziale Torre di Maremma, sequestrato sofisticato impianto mai trovato prima in tutto il Lazio. Schianto con la moto, Bianchetti gravi ma non è ancora in pericolo di vita. Stiamo parlando di Santa Marinella. E ora passiamo alla cittadina collinare di Allumiere. L'ex base NATO, un polo d'eccellenza, lo ha ribadito il magnifico rettore dell'Università di Roma III in visita in collina. Soddisfatto il sindaco Augusto Battilocchio e intanto interviene l'opposizione. Andiamo avanti sempre con la provincia, che apre a pagina 7 con una notizia di Santa Marinella. Multiservizi esternalizzabili solo 3 attività. Il segretario comunale Pietro Lucidi interviene sulla vicenda del rischio chiusura della società. Proposta una conferenza pubblica alla presenza di lavoratori e di tutti coloro che vogliono offrire un contributo. Si passa ora a Tarquinia. La promozione del turismo passa anche per l'enogastronomia e la cultura. Tour operator di Russia e Brasile in visita in città. Sempre Tarquinia, in vista però delle prossime elezioni amministrative, il PDL non sta con Alfio Meraviglia. Presa di posizione del comitato elettorale per Minniti sindaco. Il vice sindaco Renato Bacciardi aderisce all'API. Inaugurata alla Barriera la nuova sede dell'Ares 118, la struttura è messa a disposizione dell'amministrazione comunale. A Montalto presentata la primavera di Paola Peruzzi. Passiamo ora a leggere insieme la pagina litorale del Messaggero di quest'oggi, che apre con una notizia riguardante la città di Ladispoli. Il governo cancella il porto a Torre Flavia. Naufraga a Palazzo Chigi il piano da 800 posti barca più hotel e negozi. Sfumano così 10 anni di speranze e 5 progetti. L'amministrazione vira sull'approdo alla foce del bacino. A Nettuno nuovi marciapiedi off limits ai disabili. La denuncia del centro Primavera, gli scivoli posti a metà della banchina dove sostano le auto. A Passo Scuro 2 automobiliste rapinate, caccia una coppia di banditi. Ad Anzio l'opposizione revocate la presidenza a Borrelli. A Tor San Lorenzo cancelli primo round ai consorzi, il TAR annulla 11 ordinanze comunali di abbattimento. Eufemi, aspettiamo le sentenze, abbiamo agito nell'interesse della cittadinanza. A Pomezia polizia locale blitz al mercato settimanale, 25 sequestri. La merce veniva venduta senza licenza e spesso priva della certificazione di conformità. A Fregene, ladri in canonica, rubati 3.000 euro di offerte all'assunta, viste 2 donne allontanarsi su di un bus. E ora insieme passiamo a sfogliare il quotidiano La Voce, il quotidiano di Cerveteri Ladispoli.
Torre in Pietra apre con questa notizia: caccia ai rapinatori, serial tra la Dispoli e Passo Scuro. La tecnica dei malviventi: uno finge di chiedere informazioni ad automobilisti fermi al semaforo e poi arriva il compare armato di coltello, quindi attenzione. Europa 2020, Lazio avanti tutti con la tecnologia sterzata al turismo. Polverini, 13 milioni per valorizzare il territorio. Cerveteri verso le elezioni, vicequestore partecipa alle primarie del PDL. Domenica il Popolo della Libertà sceglierà il candidato sindaco. 4 uomini e una donna, 5 nomination per una candidatura. Ma andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano. Pagina di Cerveteri. Giustizia per Dario Accurso. Mercoledì si dà il via al processo per la sua morte. Sul banco degli imputati anche la pericolosità e il degrado della viabilità del territorio. Ancora Cerveteri, la Regione Lazio ha delegato ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Urbanistica semplificazione. Nostra intervista al vicepresidente Luciano Ciocchetti. Turismo. In campo la fantasia per recuperare risorse strategiche. Il presidente Polverini: guardando Europa 2020, il Lazio sta avanti rispetto ad altre regioni. Messi a sistema 13 milioni per valorizzare siti importanti, tra cui la necropoli della banditaccia di Cerveteri. Andiamo avanti. Questa è la pagina sportiva che andremo a vedere dopo. Passiamo alla città di La Dispoli. La favola del porto raccontata da Paliotta è diventata un brutto film dell'orrore. Il candidato sindaco del centrodestra Agostino Agaro, ennesimo schiaffo ai cittadini. Ancora La Dispoli. La zona di Torre Flavia va riqualificata, ma certamente non con un porticciolo. Intervento del candidato sindaco Francesca Di Girolamo. Itri e Manfroni hanno partecipato all'incontro promosso dal PD, pendolari le proposte del Movimento 5 Stelle. Passiamo ora alla città di Santa Marinella, all'interno del quotidiano La Voce. La fiera delle falsità di Bianchi e di tutto il Partito Democratico. Il Popolo delle Libertà replica in merito alla Santa Marinella Servizi. A Tolfa il Supenduro, tutto pronto per la tappa nazionale. Passiamo alla alla pagina riguardante la città di Tarquinia. Presentata la lista del PD a sostegno di Mauro Mazzola, il sindaco. Il Partito Democratico c'è, io ci sono, ma gli altri dove sono? PDL, Terzo Polo e UDC uniti per Meraviglia Sindaco. Ed ecco qui a pagina 15 la notizia che abbiamo trovato proprio in apertura. Coltivava marijuana in casa, in cella. Preso dai carabinieri un tarquiniese in una villa a Montalto di Castro. Nel blitz rinvenuto un sofisticato impianto per la coltivazione mai trovato nel Lazio. E abbiamo visto che è stata inaugurata la nuova sede dell'Ares 118. Ma ora insieme andiamo a vedere quali sono le notizie del mondo sportivo. E ricordiamo appunto che sicuramente si continuerà a parlare di Civitavecchia Calcio, di quella che è stata purtroppo la sua performance la scorsa domenica, e anche di Branco, ovvero del pugilato. Civitavecchia Calcio, Clemeno cala gli assi, arrivano i rinforzi, il presidente del club annuncia il prossimo ingresso in società di numerosi imprenditori. A breve la fumata bianca per il vicepresidente Di Paolo e Iacomelli. Oltre a loro entreranno anche Tulli, Fronti, Bucci e il cavaliere Auriemma. Iniziativa rivolta ai giovani per la partita di sabato contro il Sora. Sarà una festa, tutti i ragazzi dei settori giovanili accederanno gratis al fattore. Si prosegue, Pirozzi, pensiamo già al Sora.
I nerazzurri vincono 2-1 in rimonta sul campo del Fidene grazie a Juarez e Ruggero. Il mister non si adagia sugli allori e si concentra sul prossimo match. Calcio eccellenza, il Ladispoli non si sveglia, decide una doppietta di vittorie, preoccupa l'atteggiamento della squadra, il cambio di allenatore non beneficia ai rossiblù a Montefiascone, sconfitta per 2-0. Il Corneto invece crolla 5-1 nel derby della Tuscia. Proseguiamo, si parla ora di promozione. Santa Marinella Tolfa il giorno dopo. Il derby del comprensorio finisce a reti inviolate. Livio Valle, sbagliamo troppi gol, se Ferra avesse segnato subito sarebbe stata un'altra partita. Salvatore in corvaia, campo pessimo, ma per noi è comunque un punto guadagnato. E il Cervete ricede di misura al Bracciano. Calcio prima categoria, CPC a Lumiere finisce 1-1, il Virtus Ladispoli vince e torna in vetta. Bel successo del Real Civitavecchia, sconfitte per Santa Severa e DM 84. Calcio a 5, l'Atletico può chiudere i giochi per la C1. Alle 21 al Tamagnini arriva la seconda in classifica, Football Club distante 8 lunghezze. Hockey in line, Calcagno mostra i muscoli al pincio. I Pirati giocano ugualmente nonostante la revoca del Palamercuri da parte di Marrani. Il match è stato vinto dagli ospiti del Napoli per 3-2. Il presidente non approva l'atto del comune, chiusi i cancelli per evitare l'arrivo di ospiti graditi, sgraditi. Sul posto giunta la polizia municipale che ha controllato i documenti in possesso del club gialloblu. Pallavolo femminile serie B1 del Rosso Crack Comal KO 3-0. La Sartorelli Serramenti sul velluto, Tirrena Power vicina al baratro. Destini opposti per maschile e femminile, i primi vincono e le seconde perdono entrambi 3-0. Basket femminile, la Valentino supera il Latina per 63-50. Pallavolo giovanile, ASP Under 13, campione provinciale. I piccoli di Sandro Sansolini battono in finale l'Ardea. Andiamo avanti a pagina 12 della provincia e si parla di pallanuoto Serie A2 femminile. La Coser affonda la capolista. Al Palaenel le gialloblu superano 7-6 il Promoges Cagliari. Barbara Mameli, abbiamo finalmente dimostrato il nostro valore. Calcia 5 rosa, il San Gordiano si rilancia, perde 9-3 la Tirrena. Prove mondiali per Guzzone e Benedetti, stiamo parlando di windsurf e gli atleti della Lega Navale Italiana in gara dal 22 al 28 marzo a Cadiz. Pallanuoto maschile Serie B, Tirrena superata in casa dalla Ciglia. Invece pallanuoto maschile promozione, Marinella Nuoto battuta dal Valle Aurelia. Ginnastica ritmica, doppio argento per la SG nel trofeo regionale della FIG, soddisfatte le allenatrici Peveri ed Errigo. E ora una pagina quasi interamente dedicata alla box. Il Barbaro deluso dal verdetto. Il mondiale silver WBC dei massimi leggeri fra Branco e Fragomeni finisce in parità. Il pugile civitavecchiese spiega: ho alzato le braccia al cielo, credevo di aver vinto la contesa. Alla fine dell'ottava ripresa avanti sui cartellini, poi l'incomprensibile. A luglio il probabile rematch. Ma andiamo ad ascoltare proprio le parole del pugile in questa intervista realizzata per noi da Alessio Alessi. Innanzitutto complimenti Silvio. E poi volevo cominciare subito dalla fine, diciamo, dal verdetto. Come giudichi questo verdetto? Di parità, ovviamente. Guarda, indipendentemente dall'amicizia fraterna che mi lega con Giacobbe, che ho accettato in quel momento, diciamo che non l'ho presa tanto bene, in quanto mi ero preparato per vincere questo campionato. Sai, siamo fratelli sotto e nemici sopra. Pensavo di aver vinto anche perché
il regolamento WBC fa uno score ogni 4 round, per cui al quarto round dice i punteggi dell'andamento del combattimento, e io stavo 4 punti avanti per tutti e 3 i giudici. L'ottavo round due mi vedevano 4 punti e uno mi vedeva 3 punti, verdetto unanime. Per cui come ho potuto perdere gli ultimi 4 round? È impossibile. Per cui io quando ho sentito che due giudici pari e uno che mi dava vincente, ho alzato le braccia pensando di aver vinto. E invece forse c'è un interesse economico non indifferente per fare il rematch che si dovrebbe disputare a fine luglio. Allora Mario, io vorrei partire dalla stessa domanda che ho fatto prima a Silvio, dal verdetto, dalla fine. Come giudichi questo verdetto? Beh, il verdetto lo giudico non buono per noi, perché voglio dire, se dalla quarta all'ottava ripresa nella WBC si leggono i cartellini, e dunque sia nella quarta che all'ottava eravamo 4 punti avanti. Voglio dire che abbiamo perso ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, 4 riprese? Assolutamente no, per darci la parità. Dunque, credo che 2 punti c'erano tutti. Dunque, per me il match era vinto. Prima del match tu mi dicesti che Silvio comunque non avrebbe snaturato il suo pugilato. A tratti forse si è visto anche un altro Silvio Branco sul ring. Sì, quello che abbiamo fatto in palestra, la nostra preparazione era questa. Boxarlo più possibile, ovviamente se veniva a mettergli anche le mani dentro per fargli capire che ci siamo pugilisticamente. Silvio ha fatto una grande preparazione ed era pronto a fare quello. Silvio è integro, l'ha dimostrato a tutti, e col match di sabato sera ha fatto vedere che le nostre preparazioni sono ancora di gran lunga. Se continuiamo così può fare il pugilato fino a 50 senza avere problemi. E poi, se non erro, da 4 anni a questa parte ha fatto i più bei match della sua carriera. Abbiamo ascoltato direttamente le parole di Silvio Branco e del suo allenatore. Dobbiamo fargli solamente che congratulazioni. Proseguiamo comunque con la lettura. Proseguiamo e infatti vediamo il maestro Massai. Silvio può combattere fino a 50 anni, lo abbiamo appena ascoltato. Cambiamo ora argomento, parliamo di kickboxing. Successo per il secondo trofeo Iron Team Kickboxing. Domenica a Campo dell'Oro gli allievi del maestro Pucci si impongono nelle categorie cadetti e speranze. E ora passiamo insieme a leggere la pagina sportiva del quotidiano Il Messaggero. Eccola qui. Pagina 31 di quest'oggi, e troviamo in apertura ancora pugilato. Credevo di aver vinto, ma va bene così. Silvio Branco, deluso per il pari con Fragomeni, e si consola con lo spettacolo offerto. Silvio commenta con filosofia il verdetto dell'incontro di sabato sera, lo abbiamo ascoltato poc'anzi infatti. Il futuro cerchi, pensa alla rivincita con Giacobbe, però il mondiale slitta. Pallavolo, impresa esterna della Privilege, la Sartorelli sale al terzo posto. Si torna a parlare di box dopo la radiazione, Marsilio oggi in federazione e l'obiettivo è combattere in Italia. Pallanuoto femminile, Orgoglio Coser batte la capolista Promogest per 7-6 e si rilancia. Parisi entusiasta, questa squadra è capace di tutto. B maschile, la Tirrena superata dalla Cilia. Basket, la Valentino Santa Marinella si rimette subito in marcia dopo la sconfitta col San Raffaele. Le rossoblù sono passate sul campo del Bullatina per 63-50 mantenendo il primato. Proseguiamo leggendo sempre le pagine sportive del Messaggero di quest'oggi. Passiamo a pagina 33 e si parla di Civitavecchia Calcio. Pirozzi carica la sfida salvezza col Sora. Il tecnico giudica fondamentali i 3 punti conquistati a Roma, ma guarda già lo scontro diretto del Fattori. Sarà un match da dentro o fuori. Se sabato non battiamo i ciociari, la vittoria col Fidene diventa inutile. Nel frattempo, grandi manovre in società, Cremeno in arrivo, tanti nuovi soci. Promozione, dopo il derby, Santa Marinella deluso, il problema è l'attacco, Valle Sereno, in questo periodo non riusciamo a fare gol, lavoriamo per risalire.
Bene, per quest'oggi è tutto. Io saluto gli ascoltatori di Radio Stella Città. Purtroppo il tempo a disposizione è terminato e gli do appuntamento a domani mattina alle 10.30 con Dentro la Notizia. Mentre per i telespettatori di Provincia TV rimanete con me perché proseguiamo con la lettura dei quotidiani nazionali e regionali. A fra poco.